Buonasera a tutti amici del campionato universitario, ultimo match della serata in cui andranno in scena Havana Club contro Priscozzi. Le squadre si stanno salutando e tra poco si comincerà con la partita. Parte il match. Quindi Vera, ancora il numero 13. Cercare e trovare una bella giocata da parte di Zona che va sul fondo! Ma che gol ha fatto qua il numero 10! 1-0 Priscozzi. Buona azione dell'Havana e qua c'è l'autogol da parte del numero 5 Principi. 1-1 quindi per la fortuna, diciamo così, del Havana, visto questo autogol. Buona occasione per l'Havana che adesso viene in avanti con il destro e colpisce il palo qua Marchini. Clamorosa occasione per l'Havana. Che poi è ancora buona. Recupera palla Havana che può ripartire con Quai. C'è libero Maugini. Quai lo serve. Attenzione a Maugini. Palo clamoroso del numero 69. Che errore da parte di Maugini. Bellissima giocata del numero 13 che trova il compagno dall'altra parte. Sfortunato però nel tocco sotto. Quai scambia con il neo entrato Bindi. Per Maugini. La mette giù. Si gira. Prova a inventare, va sul fondo, salta molto bene l'uomo Maugini! Che gol da parte del numero 69 che porta in vantaggio i suoi. Calcio di punizione, parte Vera col mancino! È un bellissimo tiro che sfiora la traversa. Pallone buono, rimane lì e poi ne approfitta il numero 8, Condulmari, che segna il gol del 3-1. Termina qui la prima frazione con l'Havana che ha ribaltato il risultato e si ritrova 3-1. Vediamo cosa ci riserverà la ripresa. Pronto per la ripresa, fischia il direttore di gara, batte Maugini, Havana conduce per 3-1. Adesso c'è tutto il secondo tempo da giocare. Erroraccio da parte della difesa di Priscozzi. Adesso c'è campo per Marchini che prende la mira e la spara sul portiere. Che errore da parte di Marchini, troppo lezioso in questo caso. E c'è una clamorosa traversa intanto colpita dall'Havana. Attenzione, il pallone rimane lì. Poi c'è la giocata dentro di Bindi. Resta ancora lì e ne approfitta Marchini che chiude virtualmente il match. Calcio di punizione, già battuto e la palla resta lì. Poi la respinta e c'è l'errore, se così possiamo chiamarlo, di Carriere, molto sfortunato in questa occasione. Finte di Vera che allarga il gioco, colpisce il direttore di gara, allora ne approfitta Maugini che può ripartire. Finta di Maugini, punta anche l'altro avversario, salta tutti e fa un altro grandissimo gol il numero 69 che stavolta la chiude davvero. Maugini, qua tutto regolare, secondo il direttore di gara, recupera un gran pallone, allora va sul fondo, salta l'avversario, poi può calciare, l'appoggia in rete, tutto facile per il numero 69 dopo che è andato a recuperarsi il pallone e segna una grandissima tripletta. Poi prova a girarsi, calcia numero 7 e trova l'angolino. Priscozzi ormai si è arresa. Ci crede ancora il Priscozzi con Zona che qua sbaglia clamorosamente questa occasione.
Ancora in avanti Priscozzi con zona, scambia col compagno, il pallone dentro, respinta del portiere, quindi... Qua c'è un gol clamoroso da parte di Principi che calcia da molto lontano e il pallone passa sotto le gambe del portiere avversario. Accorcia così le distanze, anche se il vantaggio è ancora veramente molto ampio. Un po' troppo lezioso qua Lavana. Allora può ripartire Priscozzi. Bel cambio di gioco da parte di Braccischi, che ha servito zona, che si è divorato l'ennesimo gol della sua partita. Con un'occasione per Priscozzi con zona che la mette giù, prende la mira e stavolta non sbaglia. 3-7 ora il passivo. Vana ha smesso di giocare e Priscozzi però non sta mollando. Recupera palla ancora Vana, Maugini la tiene il numero 69, attaccato da Vera, poi la scarica. Quindi il destro, la parata. È ancora buono il pallone per Avana, il cross dentro, anticipa tutti Marchini e segna l'ennesimo gol della serata. Direttore di gara al fischietto in bocca, controlla il cronometro e qui finisce il match. Una vittoria straripante da parte di Avana contro un Priscozzi che nel secondo tempo non ha più saputo rispondere agli attacchi di Avana.